Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Beh, trasmissione questa sera che si fonda e che ha le sue radici, pensate, su un tweet. Un tweet poi ovviamente parleremo anche di altro. Perché ieri, eh, giorno di Pasquetta, è stato eh, fatto questo tweet che vediamo subito, se dalla regia guardate, è questo qui. Buona pasquetta con la C invece che con la Q dal profilo del senatore Antonio Razzi che ha twittato eh, questo messaggio. Ovviamente. Apriti cielo, si sono scatenati tutti dal profilo, e qui vedete il senatore Razzi inquadrato, dal sito di Repubblica, tutti i quotidiani eh, più importanti d'Italia. Eh, è finito sulla stampa nazionale. Dunque, questo tweet e buona pasquetta con la C, senatore. Ma eh, intanto bentornato alla eh, nostra trasmissione. Grazie, buonasera a tutti i telespettatori Ma vedi, il giorno prima ho scritto normale Buona, buona Pasqua. Pasqua Con la Q di quadro Sì, beh, ma come è normale invece Pasquetta, siccome è una, è una tradizione Ma non una tradizione È una dialettale, più che altro per far sapere Che l'Abruzzo c'è Ma più che altro per far valorizzare eh, i dialetti, perché sa che, direttore che i dialetti quasi quasi lo vogliono eliminare invece questo no eh, io sono uh, contro l'eliminazione del dialetto e difendo anche il dialetto abruzzese, meno male che c'è perché è l'unica che so di più di tutte le altre, <ride> è l'unica lingua che parla eh, eh, lingua se che ci parla. permette la battuta ma, ma lei una cosa normale, riesce a farla? beh eh, tante cose normali se è stato fatto Oppure, oppure qualcosa che non finisca sulla stampa nazionale, perché ogni volta che lei fa qualcosa finisce puntualmente sulla stampa nazionale. Beh, meno male, perché almeno, siccome ci sono tanti lavori che io faccio, eh, molte volte non viene nemmeno eh, pubblicizzato o reclamizzato dalle, dalle emittende locali oppure dai giornali locali meno male che molte... Noi qui lo facciamo, eh. Sì, Sì, io non sto dicendo, però alcune cose magari sfugge, invece così eh, facendoci qualche sbaglietto magari si parla, ne... però si sa eh, cosa vuoi dire, capito? Beh, con questo cosa... lei ha rinfrescato la memoria sulla sua esistenza eh, e anche sulla sua difficoltà con l'italiano a tutta Italia, insomma, eh. Ma... con questo buona pasquetto. Pasquetta. Eh. Beh, ma questo... Eh, Eccolo qui. Eh, mi ricordo appunto da ragazzo che si diceva eh, così. Ho visto così. bene, torniamo un attimo con l'inquadratura sul tweet. Hanno ritwittato 1310. Mm, sì. Eh? Sì. 1310 hanno, hanno ritwittato. Sì. Mm, ma... Penso che aumenterà, o, eh, o già, se non ho già aumentato. Poi, ecco, oggi pomeriggio, anzi nel tardo pomeriggio di oggi, c'è stato il suo intervento sulla, sulla zanzara di Cruciani, che ormai è un altro appuntamento classico per lei. Eh, sì, infatti eh, proprio da Cruciani eh, sulla zanzara ho spiegato... Eh, Quello perché... che adesso ha spiegato a noi. Questo che adesso ho spiegato, ho spiegato qui. Perché valorizzare e tenere eh, l'abruzzese alto, io almeno cerco, anche nell'ambito quando vado in giro, cerco di dire sempre delle parole in dialetto abruzzese, che lo voglio far diventare famoso il dialetto abruzzese, perché come tutti gli altri eh, dialetti sono famosi per chi ci vive. E io ci vivo in Abruzzo e lo voglio, e lo voglio diciamo... Pubblicizzare quando eh, più possibile. Allora, non tutti sanno, anzi direi che forse nessuno sa per il momento. E adesso vedremo di renderlo noto. Che al senatore Antonio Razzi eh, dieci giorni fa è stata offerta eh, la possibilità di essere testimonial non solo, di, non solo delle ceramiche di Castelli, ma della ceramica eh, artistica italiana all'Expo 2015. Ecco, eh, questa è arrivata attraverso il comitato del Terzo Cielo di Castelli che vorrebbe esporre un, diciamo, un collage, un mosaico eh, fatto con tutte le ceramiche più importanti eh, d'Italia, con ognuna, ogni città italiana eh, che cura il mondo della ceramica eh, metterà una mattonella. Eh, a che punto è la situazione? Si trova uno spazio o si è trovato uno spazio per esporre queste ceramiche artistiche all'Expo 2015. Ma guarda, io sto cercando anche nei vari padiglioni, anche quelli stranieri. Non sono quelli. quelli infatti, guarda, eh, sicuramente domanderò anche alla Corea del Nord. Ma, dice, ma perché... Ma ce l'ha la Corea del Nord il padiglione? Ah, il o, padiglione. O sì, un, sì. No, no, uno ha un stand. padiglione di 800 metri quadrati. Eh, magari anche... Guardando anche altri padiglioni. Ma io penso anche il padiglione dove c'è il coso Abruzzo. Ma una... lì allora, basta, è un rivestimento di un muro. nella una un parete, quindi è che, anzi è un abbellimento. Ho, visto, ho potuto vedere, sono 35... Eh, specialisti di ceramica di tutta Italia e io penso che è, diciamo è eh, esposto eh, principalmente dalla ceramica di Castelli dove è, è, un, è una ceramica conosciuta in tutto il mondo io penso che anche qui eh, i nostri eh, la regione Abruzzo i, i nostri assessori alla al turismo o alla cultura, dovrebbe portare eh, avanti questa, questa ceramica o questa esposizione. Io penso che sicuramente, eh, sicuramente la Regione farà sicuramente il suo passo per, per pubblicizzare questo, questa ceramica che è il fiore all'occhiello dell'Abruzzo. Ecco, lei è stato a Castelli qualche giorno fa, non era la prima volta che visitava Castelli. Eh. Che cosa l'ha colpita di più? Ma guarda, a me mi ha colpito anche la, la frana che c'è stato, che proprio prima di entrare al paese, oltre alle bellezze della ceramica, quello è normale, ma le frane che ci sono, che ci sono state non solo lì a Castello ma anche nei dintorni. Come ho fatto già un'interpellanza. Ecco, lei, lei ormai conosce i tempi televisivi, mi ha fatto un assist per la domanda. No? Eh, eh, sì. eh, eh, a proposito, ha presentato un'interpellanza parlamentare sulle frane che hanno colpito l'Abruzzo e ahimè sono convinto che continueranno ad esserci perché col tempo così. Eh, allora, io sono stato a una riunione che ha fatto il presidente della provincia eh, di Pescara e devo dire che Antonio Di Marco l'ha fatto alla perfezione o chi l'ha fatto per lui ma è fatto benissimo. Io penso che anche tutte le altre province, perché tutta l'Abruzzo ha questi problemi, sicuramente ci vorrà sui 200 milioni di euro per risanare o riparare tutta la, tutte le frane che ci sono state in tutte le province, non solo a Pescara ma sicuramente anche a Chieti. L'Aquila e Teramo. A Teramo, ripeto, dove sono stato a Castelli e eh, l'ho potuto vedere. Non si, non, con la non si passava con la macchina. insomma una cosa. Ma ci sono anche molti paesi nella provincia di Chieti che mi hanno, qualcuno mi ha chiamato, che ci sono 4-5 frane, non possono uscire, devono fare 70-80 km in più. Per, eh, per uscire, io penso che anche Guarda, qui... io le posso dire che eh, sono stato sabato a Guardia Grele e eh, chiusa una strada. E, per arrivare a Villa Maiella, che è una frazione, mm. eh, anche il ristorante Villa Maiella, quello di Peppino Tinari. Eh, Abbiamo fatto un pezzo di strada e poi siamo stati costretti a fare un giro lunghissimo, a tornare indietro, perché una frana aveva ostruito il passaggio, addirittura avevano il comune, io adesso non so chi è il sindaco di Guardia Grele, ma sinceramente una cosa del genere non l'avevo mai vista, avevano messo dei pali piantati dentro all'asfalto, Così che avevano danneggiato anche l'asfalto, di modo che nessuno poteva passare. Non bastava mettere le transenne no. Hanno piantato questi pali dentro all'asfalto. Eh, per la sicurezza più eh, che lo altro. So, ma ma perché magari così se poi ci... tolgono i pali e restano le buche. Eh, lo so, però le transenne Purtroppo molti non rispettano nemmeno, magari lo leva, ma tanto meno, non è che fa la frana adesso, ci passo. E non avremmo rispettato e eh, nemmeno capito? noi, per allora, essere sincero. Allora, quello è un po una situazione molto particolare. Io spero che il governo e tutte le altre province facciano come ha fatto la provincia di Pescara. Devo dire che oh, con altri parlamentari sono stato lì al. A, diciamo, a vedere tutti i paesi dove sono state le frane e io ci ho fatto un'interpellanza al ministro delle infrastrutture, nuovo che è il ministro del Rio. Del Rio. Spe, speriamo che subito si metta in movimento. Perché... Questo è ecco, perfetto, Gianni Dareo in regia. Eccola qui, la, la, la riunione alla quale ha preso parte anche lei, c'era la senatrice Chiavaroli, la sua collega, è il, questi sono i parlamentari del movimento 5 Stelle, eh, quest'ultimo era Gianluca Vacca, c'era sì. anche Colletti. Eh, abbiamo visto che eh, era una riunione molto partecipata. No, Quindi, ma erano tutti, devo dire che è una delle prime volte che erano tutti i parlamentari di, di, di tutti gli schieramenti presenti, erano lì. Salvo qualcuno che è mancato, però è chiaro che non è che si può fare una riunione che tutti partecipano Ecco, all'interpellanza che ha presentato del Rio ha risposto? No, io spero di attivarmi eh, queste, queste settimane o eh, quella prossima settimana. Eh. Perché c'è stata la pausa Pasquale, mm, sì, no? Sì, sì. Pasquale no, con la Q, eh. <ride> Beh, Pasquale chiaro, con la Q. Sì, sì, questo è da, da dire per bene. <ride> Poi devo sicuramente ritornare alla carica, come si suol dire, sulla, sulla galleria San Silvestro. Anche quella è una, una sua battaglia. Una mia battaglia, la mia interpellanza. Quello delle piane è stato fatto. Dice che hanno speso un milione e sette, un milione e... Eh, avevano stanziato circa un milione, quasi un milione e otto, eh, l'hanno speso tutto per, per quella galleria delle piane. E non hanno potuto fare questo di San Silvestro Io spero che questo lo, lo facciano subito Perché non dobbiamo aspettare che, pro, che proprio scende giù la galleria Ecco perché lì c'è un altro problema non di poco conto No ma si sa che con la pressione d'acqua eh, Può scoppiare da un momento all'altro anche la galleria Allora è molto pericoloso perché è sempre piena d'acqua Questo ritorno in grande stile di Berlusconi, che adesso Forza Italia sta chiedendo no, attraverso anche proprio Twitter, eccetera, aiuti il 5 per 1000 mi sembra da devolvere per aiutare Forza Italia, e poi tutte le iniziative che sta ponendo in campo Silvio Berlusconi col suo ritorno in campo, come lo giudica? Ma eh, io. Avuto... A Berlusconi è sempre lo stesso? E se, beh, guarda, io credo che è ancora più motivato della, del 1994, eh, anche se è passato 21 anni, però è, ha, molta, ha molta carica, ma io penso che di, è difficile trovare un parlamentare, uno di alta classe come lui, che ama così, eh, che ama così gli italiani e che ama l'Italia. Molto difficile trovarne, trovarne. Lui è uno di quelli che alla fine, dopo tutto quello che ha, se ne potrebbe pure, eh, diciamo, eh, dicendola alla paesana, fregarsene. Invece non è così. Lui ama troppo eh, gli italiani e ama troppo l'Italia, perciò lui lo vorrebbe portare a una nazione modella e vorrebbe ritornare alla carica e rivingere per rigovernare questo paese e per farlo un paese moderno è e bello. E in questo momento è dura però per Forza Italia provare a vincere. Eh? Ma eh, Guarda, tutto, eh, tutto è duro, non è che si trova le cose facili, è quello difficile che è bello, quando quello difficile lo vinci, anche quando uno che gioca a sport, tu hai giocato pure, hai giocato pure a tennis? Quando vince con uno facile, no. ma di solito con quelli facili perdevo eh, pure, pure a me. Mi succedeva tanto, questo è fatto no? e poi magari sbagliavi tutto. Invece ti dà soddisfazione quando vince con uno che che sa, è uno che, ecco la stessa cosa, è nella politica. Il presidente Berlusconi vuole vincere perché sa che la battaglia è difficile e proprio lì si rende ancora più affascinante la vittoria. Le dimissioni di lupi, come le ha viste lei, come c'è stato un problema <coughs> nel governo, co... lei si sarebbe dimesso? Guarda, ehm, io non mi posso e non posso sapere, però... Conosco Maurizio Lupi, bravissima persona, eh, un amico eh, ormai da anni che ci conosciamo, questo non credo come, eh, non credo che questo è venuto da lui e le dimissioni, perché sono state imposte. Sono state sicuramente, almeno come la vedo io, sono state sicuramente imposte perché. Questo posto magari serviva a qualche altro, eh, a qualcuno eh, vicino a Renzi. È eh, del Rio più vicino eh, di lui a Renzi, eh, 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 penso eh, che eh, ci sia... Non ho voluto dirlo, ma, eh, ma, ma. è Quindi così. quando uno dice che l'NCD è la stampella di questo governo, è vero? Eh, ma è, è vero, cioè eh, lo tengono. Lo tengono in vita. Lo tengono in vita perché sapendo, è la spina di questo governo, come Sapendo, si perché è chiaro che ci sono diversi ministeri chiave, come si ricorda che c'era quello anche sull'agricoltura, c'è cioè quello sulla sanità, c'è il Ministero dell'Interno, c'è l'infrastruttura, insomma sono ministeri chiave. È chiaro che qualcuno di questi doveva dovevano andare via perché doveva dare a qualcuno di, di Renzi, almeno una mia impressione A proposito del Ministero dell'Agricoltura <coughs> mi viene facile l'allaccio con il Vinitali al quale lei ha preso parte, è stato uno o due giorni, un giorno mi sembra quest'anno, ha limitato la visita quest'anno al Vinitali. Sono stato proprio il giorno dell'inaugurazione. Sì, poi abbiamo anche noi nei nostri speciali. Abbiamo a presentare il suo vino. Ma più che altro al padiglione dell'Abruzzo. Come l'ha visto? Come l'ha trovato quest'anno? Ma sempre, sempre bello, sembra affascinante, sempre interessante. E perché... sempre poco visitato, secondo me. Poco visitato da. Perché è penalizzato da una posizione infelice direi. Su, come, su che cosa? Eh, Padiglione 12 in fondo, ah, non, ci sono, sì, sì. non ci sono altre regioni importanti. Ironia della sorte è più visitato. Il Padiglione il, il, lo stand delle Marche che si trova vicino alla Toscana, giustamente vicino alla Toscana. Tra la Toscana e il Piemonte, diciamo quindi sta nella pizza di formaggio, ma, eh, piuttosto che l'Abruzzo. Io proporrei agli organizzatori, ma anche alla nostra regione, di dire, oh, una volta dandolo facciamolo in ordine alfabetico. Ecco eh, così. <ride> <ride> I padiglioni facciamolo in ordine alfabetico. Numero uno, Abruzzo e, e così via. Eh, almeno per una volta, non è che dobbiamo stare sempre l'ultimo della classe giù in fondo. Ah, dobbiamo dire che al di là dei parlamentari abruzzesi, eh, l'unico esponente del governo che c'è stato è, è il vice ministro dell'agricoltura che è venuto, poi c'è stato anche il ministro, eh, adesso mi sfugge, eh, il ministro alle, no, alle infrastrutture. Eh, vabbè. Eh, quello col pizzo bianco bolognese ah eh, um, vabbè eh, sì, sì, no. vale, c'è un vuoto di memoria poi sì, lo ecco un ministro al un lavoro ministro, no? il ministro, ministro il lavoro. al lavoro sì perfetto il ministro al lavoro eh, eh, Poletti, Poletti Poletti bene Poletti. Eh, il ministro Poletti c'è stato il vice ministro all'agricoltura insomma Castiglione ah no eh, eh. Sottosegretario Castiglione. No, il viceministro è venuto. Ah, L'ultimo no. giorno è venuto. Ah, ok. Abbiamo nel, nel servizio, insomma, quindi non, uh, nello speciale che, che, che stiamo mandando in onda. I uh, nostri telespettatori avranno la possibilità di vederlo. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, linea la regia. Ci eravamo lasciati sul vinitali, però ci sono anche altre cose da dire, perché a fine maggio, senatore Razzi, si torna in Corea del Nord, sì, il, precisamente il 28 maggio. Il 28, maggio, 28 fino al 3 di giugno, eh, di portare alcune aziende eh, abruzzesi eh, per che venire. hanno avuto il permesso del governo sì. di Pyongyang di andare e di proporre cosa vogliono fare eh, con loro. Diciamo eventualmente una John Wayne. Qualcuno avrà la possibilità di aprire delle, delle aziende lì, Ma, in Corea del Nord. Quindi. Sicuramente, sicuramente. Ma ecco adesso aspettiamo, eh, loro sono anche ansiosi di, questi, eh, di, queste, di queste ditte che andranno di là per vedere le loro proposte, per vedere cosa come, come fare la John Venge. Ecco, eh, sembra quasi uno scherzo, no? uno dice Razzi va in Corea del Nord, ma che cosa ci va a fare, eccetera. Molti ci hanno fatto della facile ironia su questo argomento. Poi però, quando si vanno a tirare le somme, eh, vediamo che ci sono delle aziende, alcune già lavorano con la Corea del Nord, cosa stranissima. E altre invece, ancora più strano, ci andranno a lavorare. Ah, vedi, e, se, volte... e se queste aziende vanno lì, il merito di chi è? Ma guarda, io molte volte dico: si scherza, si scherza, ci mancherebbe altro. Eh, nella vita bisogna. Lei anche... è il tipo che sa stare allo scherzo. Ma sì, poi, ma no? bisogna. Però quando c'è da fare i fatti, c'è da fare i fatti, lì non si scherza più. Allora, anche perché lì è difficile scherzare, è incorretto in ecco ecco. quando, quando fa una, una cosa è quello che mi piace di, eh, come ho detto da molte volte eh, che mi ricorda la Svizzera, perché si fa i fatti e basta, non si, non si fa le chiacchiere. E io lì eh, diciamo, ho visto questo, mi è, mi è scappato di dire mi sembra la Svizzera. La Svizzera, nel senso che sono. Eh, molto precisi ecco, e questo io spero che queste ditte eh, teramane che andranno eh, lì a Pyongyang riescano a fare. Teramane, ma non solo, perché c'è no. anche qualche impresa anche grande no, che eh, verrà lì, sempre abruzzesi. Ma, sempre certo abruzzesi, ma ci, sono, ci sono diverse, ma in diverse province che eh, andranno di là. Io spero che. Eh, ingomingeranno quanto prima a fare eh, diciamo, business eh, ambedue le nazioni, si, sia la regione Abruzzo e sia eh, la nazione di, della Corea del perché Nord. Perché il problema è che non si possono portare i prodotti lì perché c'è l'embargo. Allora eh, che cosa sono costretti a fare le aziende? Ad aprire lì con operai nordcoreani, con tutto l'appoggio del governo di Pyongyang e produrre lì produrre. e metterci la tecnologia e know no. il know-how. Il eh, know-how diciamo abruzzese o italiano che sia. In questo caso abruzzese, è quello che, caso è abruzzese. che ci fa più piacere. È quello, eh, ecco, io penso che questa è la migliore soluzione. E hanno voluto che sia eh, io a guidare queste ditte. Beh, anche perché se non ci fosse stato lei non ci sarebbero andati. eh l'ambasciatore mi ha chiamato e mi ha detto no, le, dice devi andare, dice perché il partito vuole che lo guidi e che lo porti tu. E a te vabbè, mi tocca da fare due, o tre giorni, ma vedi, questo è al servizio dei cittadini. Ci sarà anche TV6, diciamolo, perché torneremo sì. in Corea, questa volta con la fondata speranza di poter riportare l'intervista a Kim Jong-un. Beh, io ho chiesto. Abbiamo già potevo, avanzato la richiesta. Se si, fatto la richiesta se, si, se posso andare a 5 minuti a salutare il maresciallo e in quel caso TV6 riprende la testimonianza del nostro incontro e del nostro saluto. Eh, ricordiamo che Kim Jong-un non ha rilasciato mai un'intervista a nessun emittente al mondo. Beh, se Quindi lo dà... insomma. Eh, <ride> Beh, se... Eh. Se lo dà a TV6 a una televisione abruzzese, diciamo, farebbe felice tutti gli abruzzesi, almeno, eh, almeno per quelli che eh, amano la televisione, ma amano eh, TV6. Quindi di Kim Jong-un ne esistono soltanto le immagini quelle di regime che vengono mandati Ma mi sembra che la voce si sia sentita poche volte insomma. Beh oggi la voce ce l'ho pure io Eh vabbè. oggi ce l'ha anche lei Anch'io c'ho questa Si è raffreddato a Pasqua Eh ma purtroppo con questo tempo che una volta c'è caldo una volta c'è freddo E allora vedi come... e poi cantare Ecco, allora... A proposito, vabbè, poi parleremo, <ride> parleremo del, del cantare Perché sta andando forte la, la sua canzone Che abbiamo ascoltato l'altra volta Quando è stato eh, nostro ospite qui e Restiamo con l'argomento della Corea Quindi partenza il 28 maggio Poi lei con noi eh, di TV6 Resterà lì per tre giorni mi sembra Tre o quattro, sì, giorni, sì, quattro, giorni, quattro giorni Quattro giorni Poi invece gli imprenditori resteranno lì, non come ostaggi, no, perché, no. ma perché dovranno visitare il territorio e valutare dove eh, localizzare le aziende, e mentre noi torneremo in Italia. Beh, io devo, devo rientrare perché... Il 2 i, giugno c'è... No, il 3 giugno, ma il 3 giugno si rincomincia i lavori. Eh, il 2 allora, giugno però è la festa della Repubblica, dai. La non, festa della Repubblica. Non ma... ci saremo. Eh, non ci saremo perché stiamo in viaggio di, di, di ritorno. Eh, il 3, importante che il 3 sono al posto di lavoro, al Senato. Al Senato, perché lei, a contrario di quello che si dice, non ne salta molte di. No, è molto molto difficile. Di È eh, molto difficile. Perché... Solo gli impegni televisivi la, la tengono lontano? dal Ma impegni televisivi, ma molte volte l'impegno televisivo lo faccio sempre fuori dalla. Ma in settimana lei quante volte va in televisione? Ma guarda, ci sono parecchie televisioni che mi invitano. Eh, dico appunto, quante volte va in televisione? Però... Quanti interventi fa a televisioni e radio durante la settimana? Eh, parecchie. Parecchie. Eh, vogliono anche col mio dialetto abruzzese si vede che amano il dialetto lei abruzzese lei parla in televisione più di berlusconi eh, oggi come oggi sì eh. però lui è molto più bravo di me eh, eh, ma non le dice niente non è invidioso di questa no no assolutamente assolutamente lui è, è molto soddisfatto di quello che di quello come la prendo io la politica ma ha parlato già presto però insomma di eventuali candidature, sa che alle prossime elezioni politiche ci sarà una concorrenza spietata per un posto in lista qui in Abruzzo visto che il Senato non dovrebbe esserci più eh, nel Beh, senso con, con l'elezione dei questo, senatori diretti questo ancora si sa questo ancora è però ancora pare è, che... Insomma, però, no. eh, molte volte la concorrenza è bella lei è stimolato dalla concorrenza? Sì, quando c'è molto... Eh, è buono, è buono. È vera la voce che vorrebbe lei in lista fino a quando Berlusconi potrà decidere su Forza Italia? Quando Berlusconi non potrà decidere più per vari motivi, la faranno fuori? Ma eh, questo proprio non mi interessa. Io finché c'è Berlusconi sono lì. Quando non c'è più Berlusconi non me ne frega più niente. Cioè non... Posso andare eh, tranquillamente. Perché, perché questo? Perché di Berlusconi ce n'è uno solo. Ed è, eh, come l'ho chiamato tante volte, l'archimede della politica. Allora, finché c'è lui, Forza Italia esiste. Quando non c'è più lui, Forza Italia finisce. Renzi non le piace? No, Renzi, Renzi è un, un ottimo... Politico, un ottimo ragazzo, però fino adesso eh, vedi, sa la politica, sa vendere il fumo, sa, è un buon venditore di fumo e nella politica ci vuole, ci vuole anche queste persone perché mh, tutti quelli che chiacchierano e fa credere che cambierà il mondo o che cambierà l'Italia, la gente gli danno il voto, poi magari dice. Oh ma non l'hai cambiato, eh, ma nella politica si dice questo. Parecchi è successo anche nella regione Abruzzo, faccio questo, faccio questo, faccio questo e poi non è stato fatto. Ma è lì si fa solo per vincere la politica, come, è stato Vin, come Renzi è stato furbo perché alle europee ha preso sopra il 40%, perché ha dato quegli 80 euro, sempre, però molti non l'hanno nemmeno preso, oppure magari gli ha dato 80 e gli hanno messo 200 da un altro lato. Cioè, però la gente l'hanno votato per questo, secondo quelli gli esponenti del suo partito Forza Italia è così anche Dalfonso. lei è d'accordo su questo? Dalfonso è, è un tipo alla Renzi. Molto eh, io devo dire che mi piace come politico perché sa anche lui sa fare e sa promettere. Dopo se non lo fa però almeno le promesse lo sa fare. Eh, le promesse le sa fare, Beh, bisogna mantenerle, insomma. Eh, eh, sono due le categorie di coloro che fanno promesse ma non le mantengono, solitamente. I politici e i pubblicitari. Eh, ma eh, della politica è so così. Io purtroppo sono uno che dico solo quello che faccio, se non dico quello che non faccio. Perché se altrimenti eh, il giorno dopo... Io sono un tipo che dopo mi vergognerei a uscire per, per strada se ho detto una bugia e perciò cerco di dire la verità e cerco di fare quello che posso. Ha fatto pace con i vertici regionali di Forza Italia? Ma io, qualcuno l'ho incontrato, salutato, stretto la mano. Armini, Italia lì, eh, Febbo, oh, Mauro Febbo l'ho incontrato. Ciao, ciao. Non è che, non è che la guerra è, è, è l'odio. Cioè, no, ho fatto pace nel senso non che stavate in guerra, però c'è stata qualche battuta, qualche... Ma, sì, ma quello è normale. Però io dico sempre che i panni sporchi bisogna lavare in casa e non andarle a, a dire fuori, perché io se devo dire qualcosa, io lo dico pure in faccia, a me io non ho paura da, di nessuno, perché con la verità, dicevo come dicevo prima, con la verità... Vai sempre avanti. Con Nazario Pagano come sono i rapporti invece? I rapporti sembrano tranquilli, amichevoli. Gli consiglio qualche cosa, se poi lo fanno, lo fa questo, lui è il coordinatore. Senta, ha fatto un disco, <coughs> ha fatto il vino. Ma dove vuole arrivare? Ha no, fatto anche un... Ha fatto un, le magliette. Ha fatto anche un, un documentario l'onorevole operaio. Ah sì, ha fatto il documentario <ride> l'onorevole operaio, ma dove vuole arrivare? Guarda, bisogna sempre stare in movimento. Io sono uno che non sto mai fermo, cerco sempre di fare qualche cosa o di inventarmi qualche cosa. Come ha visto sulle battute di Crozzo ci ho fatto subito delle magliette. Sulle altre battute, eh, su quanto riguarda... È vero che Crozza gli ha chiesto i diritti per una frase che è sua? Sì. O l'ha chiesta a qualcun altro Adesso No, l'ha chiesto a quello bene. che ha fatto il vino. Ah, ecco. Perché mi sembra che lui abbia detto su un filmino... Ve lo dico da amico. No, no, no. Quello, quella è una roba mia. Quella, quella è roba... roba mia. Mi sembra... Fatto una cantina tua. Ah, fatti, beh, queste di, di Crozza. Eh. Quelle è eh, di lui, allora su questo credo che lui... Questo l'ha subito levato, Yashi, sì. eh, eh, che ha fatto questo vino. Ecco. Fatti che una è vino... cantina tua, è come dice Crozza, no? Fatti eh, un Vaticano tuo, come eh, la no, sua no, imitazione beh, sì. quello, Ma quello, te lo dico d'amico, tutte le altre cose, quelle sono robe mie. Non... Ma è, ha pensato mai se, se avesse fatto l'imprenditore, forse avrebbe avuto successo e magari avrebbe fatto più soldi? Ma guarda... Perché visto che tutto quello che fa insomma, è successo. No? Io se avessi fatto l'imprenditore sicuramente era al, al top, sicuramente perché sono uno molto attivo e non, non, non sono mai fermo. È sempre studio eh, tutte le cose per il meglio. C'è ecco. una cosa che magari molti non hanno capito, è giusto forse dirla. Tutte eh, le iniziative che lei intraprende, tutto quello che fa dove c'è un ritorno in denaro, eh, è vero che lei non si mette in tasca nulla? Mi tocca e eh, ha molti soldi ancora da metterci su, perché oltre che lo do tutto in beneficenza. Perché questo è un messaggio che non passa secondo me. Eh, vedi, <coughs> vedi come le, le magliette che l'ho dato alla, ai diversi uguali di, di, di Pescara. Io ho speso le magliette perché le magliette non è che te le regalano, eh, eh, quelle bisogna farle, bisogna bisogna farle sì. e l'ho pagato. Le magliette sono andate in beneficenza, ma io all'associazione diverso uguale non gli ho richiesto il, il costo della maglietta, eh, se no che faceva? Eh? Richiedeva i soldi indietro. No, eh. ma Dico, sì, dico, ho, speso, al dei costi, certo. ho speso 2.000 euro del costo. Ne incasso 4.000, allora vi do solo 2.000. Allora, no. se ha incassato 5.000, perché è andato all'asta, che devo ringraziare sempre eh, Cruciane, è eh, la Radio 24, la Zanzara, allora, se ha incassato 5.000, allora 3.000 si dovevano tenere e 2.000 me lo dovevano ridare a me per il costo. E invece mani. le ha dato 5.000? Io gli ho dato tutto, non ho richiesto niente. Eh, anche nelle altre cose che ho fatto sulle magliette dei 40 anni di matrimonio eh, sì. del mio sposalizio. Sì. La stessa cosa quella con la famosa fotografia. Con la famosa fotografia io ho pagato e l'ho dato in beneficenza. La stessa cosa adesso con la canzone che ho speso già parecchio per la canzone Fammi Cantare sì. per il ragazzo per Federico Cetrullo, che spero che le carte siano tutte a posto dalla Asle dell'Aquila e questo di Pescara questo è il video della canzone eh, ne abbiamo parlato anche l'altra volta adesso, adesso ci stiamo eh, ci sta lavorando la, qui a Montesilvano la BES che farà dei DVD e dei CD una cassetta un cofanetto ma lei al Vinitali ha ricevuto la proposta di un assessore regionale che si diletta a suonare che con la sua band no, particolare ah, 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 ah. vorrebbe fare uno spettacolo con loro che suonano e lei che canta. Ma perché eh? no? Devo dire possiamo che... dire che l'assessore di Matteo. L'assessore Donato di Matteo è uno molto, anche molto intraprendente, molto attivo. Che suona con, sì, con il sindaco di Farindola, mi sembra. Sì, sì, eh, sì. 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 infatti io ho detto perché no? Magari sempre per beneficenza, magari. Fare, facciamo sicuramente. però. Sempre la voce permettendo perché oggi. Eh, eh vabbè, mica vorrà stare sempre con eh, la voce beh, così. Beh, senza, la eh, senza la situazione la situazione di Cirrullo quel ragazzo com'è? Lei è stato in Svizzera con il, con il padre? Io sono andato in Svizzera con il padre alla clinica dove deve essere sì. operato, deve eh, mandare il bonifico bancario. Mi ho parlato. Con, Quanto ci vuole lì? Ci vuole 100.000 euro eh, di bonifico che deve mandare poi. La spesa si vedrà, potrebbe fare un po' in più, eh, di, di meno è molto difficile, forse perché per la riabilitazione, i costi per la riabilitazione. Quanto è stato raccolto fino adesso? Fino Hai adesso 80.000 euro. Quindi ci siamo quasi, manca. Ci siamo ancora. quasi, manca ancora. Manca un quinto. Mm? quinto della somma. Manca. Sì, ormai manca siamo. Eh, però l'unica cosa che ci è bloccata ancora, eh, che non ancora ci sono le carte, tutte a, a posto dalle altre, perché. La, la, la Svizzera può andare anche domani, ma ci sono le, le carte che devono finire a preparare. No, può andare domani se paga. Beh, chiaro, eh, certo. però almeno, eh, ecco, già gli dà gli, gli 80.000 euro. È già, è già qualcosa, è già un buon segno. Poi magari gli altri 20.000 arriverà Ma almeno arriva già una. No. Eh, allora, se no, lei che ci ha andato a fare là? Eh. Beh, appunto. Io sono andato. Eh, te lo dico da amico, eh. ho pagato tutto io. Sì, com sì, sì com io ho pagato, come al solito insomma. ho pagato tutto io perché io non uh, ho preso la macchina a non leggere. Ho portato il papà lì a Zurigo, l'albergo, il ristorante, ho pagato tutto io. Lei non si fa dare nemmeno i gettoni di presenza alle televisioni nazionali No, niente. che, che... pagano gettoni di presenza. <ride> Noi non li possiamo pagare qui, però. Uh... Guarda, anche a Scherzi a parte o do, Domenica live. Io vado senza. Eh, perché non mi sembra giusto, diciamo. Eh, ma magari molta gente sai che me l'hanno chiesto. Dice, quanti soldi guadagno con le televisioni? Magari. Ah, ma lo pensano in molti, <ride> questo glielo posso dire. Ma magari farsi dare il gettone di presenza e devolverlo in beneficenza. Questo sì, adesso che c'è questo ragazzo dove ormai mi ci sono affezionato perché lo vorrei rivedere camminare, Federico. Federico Cetrullo. Eh, adesso sì, se vado a delle trasmissioni dove mi devo esporre come scherzi a parte, no? come ben ricordi. Sicuramente chiederò un, uh, un gettone di presenza ma per devolvere in beneficenza. Ebbene eh questa sì, penso sia la cosa migliore. Senatore Razzi siamo arrivati al termine della trasmissione. Verrebbe da dirle da dove abbiamo iniziato: buona Pasquetta. Con la C di Como, <ride> come ha scritto lei. Ma, eh? vedi, come ho detto alla radio, alla Zanzara, viva l'Abruzzo e se lo faccio per mantenere il nome dell'Abruzzo alto. Viva l'Abruzzo, allora. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci scelto. Buonanotte.